Adesso vi faccio vedere come metto la testa sulla nostra bambola. Sì. Dobbiamo lasciare più o meno dal vestitino un dito. La testa la possiamo mettere, io così, o dritta o magari un po' così. Vi faccio vedere in questa che la testa non è diritta, sì? Che dà quel senso di innocenza, quel senso di birichina alla bambola. Allora, quindi, se la vogliamo mettere storta, prima dobbiamo misurare il dito e poi giriamo, sì? O da un'altra, da una parte o dall'altra. Ok, poi me la metterò un po' così, a me piace così storta. Giro, li tengo firme e ovviamente con la colla a caldo lasciamo asciugare un po'. I fili della colla. E poi inizio a mettere della colla abbastanza, dappertutto. Un po' di pressione teniamo stretti così la colla si può asciugare. E poi in questa parte dovete essere molto precise, così non si vede dopo la gola. Quindi dobbiamo avere un po' di pazienza, perché la gola si deve asciugare per bene. Il fatto che c'è il paletto in mezzo, possiamo fare un po' di pressione che il corpo non si sforma. Guardate. Avete capito più o meno, no? Adesso mettiamo un altro po'. E lasciamo asciugare. Intanto ricordate che io all'inizio avevo parlato del bagno Lenzi. Il colore del bagno Lenzi, ti avevo fatto vedere questi due. Il colore del bagno Lenzi dipende dal colore dei capelli che vogliamo mettere. Se io voglio fare, come in questo caso, questo colore che è un arancione, mi metterò qualcosa del genere. Perché il bagno Lenzi viene dietro per coprire tutto questo. Poi, quando noi mettiamo la lana, se rimane qualche buco, qualche parte dove la lana non è arrivata, almeno si vede un pezzettino di bagno Lenzi lo stesso colore che la lana. Io in questo caso la voglio fare mora e metterò un pezzo di bagno Lenzi nero, quadratino, che
che dopo tutto quello che avanza lo taglierò. Sì? Intanto dobbiamo aspettare perché la colla non è ancora asciutta. Ok, la colla è già asciutta. Adesso dobbiamo mettere il bagno lenzi. Come lo mettiamo? Non troppo giù, perché poi se non mettete dei capelli, dovete mettere i capelli fino qua, la lana. Quindi è solo per coprire questa parte, tutta questa imperfezione. Diciamo che va bene così. Adesso con una forbice iniziamo a tagliare tutto quello che avanza. Ok. Non dovete essere molto precisi, l'importante è che questa parte non venga troppo giù, però qua viene tutto coperto dopo con i capelli, quindi ecco, ci manca i capelli e basta. Allora, per fare i capelli abbiamo detto che io lo farò nero, sì? Questa sono gomitoli di lana che compro nel cinese che costano un euro il gomitolo. Allora, cosa voglio fare? I capelli lunghi. Quindi che io, dalla lunghezza che voglio, sì, più o meno, misuro qua, fino questo doppio con un cartone, sì, cartone di cibo per i gatti, lo faccio prima, faccio un nodo. Dopo inizio, credo che questa tecnica la conoscete già, no? Bene, ho già fatto abbastanza. Io per misurare quanto faccio, quanto dovrei mettere sul cartone, faccio così: da dove voglio, sì, fino a dove abbiamo messo il nero, il bagno lenzi, più o meno 11 centimetri, quindi che io farò fino a 11 centimetri. Faccio 2-3 giri in più. E adesso con la pistola metto e vado sopra.
Ok. Adesso, per tenerli ancora, quello che faccio è così. Questa è la parte di sotto, perché vedete che rimane così sporca. Questa è quella parte che viene attaccata alla testa. Adesso, quando tiro via, vedete che dall'altra parte è pulita. Dovrebbe essere pulita, mi auguro. Ok, questa non li taglio tanto, la taglio della lunghezza del cartone. Adesso tiro via il nodo che avevamo fatto all'inizio. Dovrebbe essere pulito, Perfetto. Quindi, a seconda cosa vogliamo fare? O le mettiamo in mezzo, o le mettiamo così. Come volete. Allora, guardate che sono arrivata la parte nera e di qua sono arrivata, perfetto. Ok, io la prima goccia di cola la metto qui indietro in mezzo. Appena finisce il pagnolenzi, noi mettiamo la goccia. Poi vado in davanti e vedo cosa voglio fare, sì, di questa parte, in mezzo, di questa parte. Io in questo caso non lo so, magari mi piace così. Quindi, che devo venire? Da dove ho attaccato fino così. Adesso inizio a attaccare.
in questa parte piegamo, sì? Piego dentro. Ok, adesso un po' di fantasia per vedere che pettinatura le facciamo. Io in questo caso lascerò i capelli sciolti, quindi tiriamo della colla, iniziamo a pettinarla. Non so se si vede bene. Io lascerò un pochino qua, una ciocca, che dopo gli farò una pettinatura. Intanto mi trovo un po' in difficoltà per far vedere, perché o faccio vedere a voi o non vedo io e non vedo io. Beh, io queste ciocche le voglio fare così, e dopo quando arrivo dietro mi faccio un bel fiocco. Bene, io ho finito con quelli due ciocche che avevo lasciato da parte. Io ho fatto un fiocchetto dietro. Poi se lo volete tagliare un po' i capelli, che non siano tanti lunghi, io li taglierò un po', perché per me sono troppo lunghi. Ok ragazze, con questo è finito il tutorial delle bambole Fantasy Dolls. Un video così tanto richiesto da voi. Spero che vi abbia piaciuto. Spero che mettete in pratica questa tecnica di fare queste bambole. Niente, piano piano vi farò vedere diversi tipi di scarpe, diversi tipi di vestitini, diversi tipi di pettinatura. Intanto questa è la Fantasy Doll più classica, quella con il vestitino, capelli sciolti e le scarpe di bimba. Un po' di pulizia dobbiamo fare dopo tutta questa lana. Ok, ci siamo. Vi auguro un buon fine di settimana, una buona giornata e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao.
Ciao ciao.